Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Channel, bentornati ad un nuovo episodio dedicato a Victoria 3. Vi sto mostrando qui sopra la cartina della Svizzera, perché oggi si parte con una guerra in montagna. Nello scorso episodio abbiamo combattuto contro la Repubblica Francese, però senza riuscire ancora una volta a strappare la Corsica, una partita che è finita 0-0, diciamo, non per scelta nostra, ma dei nostri alleati maggiori inglesi. Poi siamo riusciti a sconfiggere un tentativo di unificazione dell'Etiopia per mano di Oromia, che adesso è diventata un'altra nazione nel nostro gruppo di influenza. Infatti adesso se lo andiamo ad espandere vedete che l'Etiopia è sempre un po' più blu, è sempre un po' più talassocrazia. Abbiamo 7 membri, noi abbiamo qui la missione di arrivare a 8 membri in unione doganale, poi vedremo come sistemarla sta cosa. E fra 9 mesi possiamo portare il principio di costruzione al massimo, che dovrebbe darci un 75% delle infrastrutture in meno quando usiamo la costruzione. Insomma, non è male. Dopo, oppure aggiungere un principio, poi vediamo. E adesso siamo in questa fase. Praticamente fra poco scoppierà una guerra. Noi cercheremo di conquistare la Svizzera, l'Austria cercherà di bloccarci, l'Austria però è in guerra anche contro Prussia e Russia e gli inglesi ci supporteranno. Quindi capite che sarà estremamente difficile, sarà una cosa che dobbiamo gestire con molta attenzione. Ma i numeri sono dalla nostra parte. Ora abbiamo le truppe in Nubia, in Sudan. Si stanno imbarcando, fortunatamente noi siamo i proprietari dello stretto di canale di Suez. Possiamo iniziare a costruire l'anilina. Questo è un grande cambiamento. Soffiatori automatici per vetrerie. Vediamo se soffiatori automatici. No, 20 mesi è tanta roba però. Voglio vedere quali sono gli edifici al momento nel nostro mercato con i prezzi più alti. Vabbè, innanzitutto abbiamo detto il Man of War e navi corazzate, dobbiamo lavorare molto sulla produzione di navi. Dobbiamo lavorare molto anche sulla produzione di motori. Questo perché qua vediamo che i motori, porca miseria. Ad esempio, andiamo in Calabria dove ne produciamo abbastanza. Cioè, i prezzi sono così alti. Queste sono fabbriche nuove, probabilmente. Cosa ci serve per il motore elettrico? Ferrovie elettriche. Ah, ok. Le automobili. Più fabbriche, veramente. Se andiamo a vedere gli altri prodotti, l'acciaio e il vetro sono tecnologie che potremmo migliorare. Per l'acciaio, processo ad arco elettrico. Ok, quindi elettricità per guadagnare più acciaio. Va bene, andiamo su questa tecnologia. Sono curioso. Allora, i 78 vanno in Croazia. No, in realtà, ecco. Beh sì, se prendiamo la Croazia però non è male. La Svizzera si è ritirata garantendoci. Ragazzi, la Svizzera si è ritirata dal conflitto ed ha deciso di entrare nella talassocrazia. È diventata de facto. La Svizzera diventa de facto uno stato cliente italiano. Adesso possiamo garantire il mercato oppure banalmente tenerceli così. E questo è ottimo. Concede indipendenza neanche per sbaglio. E questo è bellissimo, ragazzi. Che spettacolo, così facile. Probabilmente l'Austria non ha perso nulla, non abbiamo preso la Croazia, ovvio. Ok, ora che non siamo in guerra e abbiamo tutti i nuovi settori di costruzione impiegati, siamo sotto di 70k. Questo è ottimo, perché con 734 settori questo è davvero ottimo. Io qui ho già fatto il cantiere navale, visto che ho i clipper. Ok, stanno arrivando adesso in Istria i cantieri navali. Perché qua abbiamo un prezzo. Ah, i bulgari in Piemonte. Qui abbiamo un prezzo che dobbiamo abbattere. No, quelli in Abruzzo non abbiamo ancora iniziato a costruirli, però vedo. Dove sono? Perché ce l'ho con l'Abruzzo? Perché qui volevo fare il clipper. Cioè, le navi di legno.
Ok, il fertilizzante può essere anche una buona idea. Sull'India ne produciamo tantissimo. Elettricità, ecco. Mercato italiano, prezzo locale dell'elettricità. Soltanto Sinai, Lazio, Emilia, Toscana, Umbria e Romagna hanno un prezzo dell'elettricità equilibrato. Puglia accettabile, Lombardia forse accettabile, però noi andiamo ad aumentarlo. Calabria già ne facciamo due. Sardegna ne facciamo tre. Campania ne facciamo tre. Venezia 4. Piemonte 5. Su Tirolo ne facciamo altre 3. Provenza 1. Abruzzo 2. Istria 4. Savoia 1. Sto dando i numeri del lotto, eh. E poi vabbè, per tutte le altre nazioni oltremare ci penseremo. Perché vogliono un gioco contro i confederati? Non ce ne frega niente. Che gioco diplomatico dovrei lanciare? No, ragazzi, la società italo-britannica qua ha un problema con me allora, eh. Così non va bene. Proviamo a vedere se adesso riusciamo a ridurre questi benedetti prezzi al consumo di ferro, carbone e acciaio. Andiamo a vedere come stanno al momento. Allora. Il ferro è meno 5. L'acciaio. Dove sta? Beh, sarà in ordine alfabetico. È più 4. Il carbone più 2. Sì, teoricamente riusciamo a pomparle. Forse ce la facciamo. Però abbiamo ancora 13 mesi. Qui sta finendo il primo piano triennale che ci eravamo dati per volare con il PIL. In realtà siamo saliti fino a 103-104, poi siamo riscesi e adesso stiamo un pochino risalendo. Cioè la guerra ci ha drenato energie, ma questo si sapeva. Adesso aver accesso anche al mercato svizzero ovviamente ci fa piacere. Vorrei vedere ora però, ritorno un attimo sugli edifici per farvi vedere una cosa. Dove... No, sì, era qua sotto la fine, giusto? No. Era sul mercato. Dove vedo che il prezzo dell'elettricità è competitivo? Ad esempio in Emilia? A me piacerebbe poi andare in Emilia e vedere se il centro urbano può fare lo switch sui lampioni elettrici. Certo che può farlo. Adesso però il costo dell'elettricità vola, va più 57, capite? Quindi poi anche qui in realtà dovremmo migliorare la centrale elettrica. Questo volevo dire. Tanto riduciamo l'autonomia della Croazia. Teoricamente potremmo annettere la Tunisia e la Tripolitania, quindi non sarebbero più non sarebbero più come si chiamano protettorati, sarebbero province italiane. Non so se questa cosa in realtà mi serva troppo. Tripolitania qua visto che nel mio mercato potrebbe iniziare a tirar fuori un po' di petrolio, che non fa male, non fa mai male. Ok, meno war o niente da fare. Qual è il problema di questa miniera di ferro? Ah, tanti privati che si stanno ridimensionando. Oh, ragazzi, devo andare su tecnologia nuova. Forse è il prezzo dei trasporti alto, ma... Quando finisce adesso? Andiamo a vedere la nostra amica Repubblica Francese. Vorrei capire quando finisce la tregua che ha con noi. La rivalità? Mai. La tregua finisce nell'11, ancora 3 anni. Vabbè. E gli albanesi stanno migrando a Venezia, ok?
Ecco che sono arrivati a 105 milioni. La Russia per intenderci starà a 110, 115, vediamo un po'. 116, ok. E la Spagna vorrebbe attaccare il Benin. E io potrei offrire supporto, ma poi non ho la flotta per attaccare la Spagna. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Poi arrivano le caserme finalmente, poi le acciaierie e poi l'elettricità, ok. Intanto do un'occhiata rapidamente. Utensili pneumatici, rendimento del settore D, la turbina a vapore sblocca centrale a carbone, condensatori, motore a combustione, beh. Trasporto sottocarri, ricognizione motorizzata, il telefono. Ragazzi, il telefono potrebbe essere una bella invenzioncina, secondo me. Andiamo a vedere il nostro nuovo bus. Ah, vediamo se possiamo aggiungere un principio, scusate. Unificazione del mercato, vassallizzazione, più autorità per ogni stato cliente. Ne abbiamo 8 o 9. Quindi, cioè, insomma, più di 200 di autorità non fa schifo. Non fa schifo. Ricerca avanzata. Più diffusione della tecnologia. E meno costi in burocrazia dell'istruzione. Questo ci gusta la burocrazia tantissimo. Ma tantissimo. Il rendimento dell'agricoltura, anche questa è una figata. Sono... Dai, mi lascio prendere da la vassalizzazione, visto che la talassocrazia comunque è un impero. Centralizziamo l'impero e sfruttiamo l'impero adesso per avere finalmente più autorità, che io vado a tradurre in più denaro, perché se adesso sta roba la metto su oggetti, ad esempio, che i ricchi possono utilizzare, ad esempio la porcellana. Ad esempio, i vestiti di lusso. Ad esempio, i trasporti, cacchio. Poi costano, però 37 è molto buono. I mobili di lusso, dai, facciamo i bravi. Io praticamente adesso mi porto a casa, torno in positivo anche con il settore di costruzione 734. Poi sapete cosa succede, poi che li vado a potenziare. C'è ancora un pochino di autorità che a questo punto metto un decreto. Di sostegno di giusta manifatturiera in Lazio, in modo che anche qua la produttività delle nostre fabbriche nel Lazio vada a migliorare. E adesso siamo a più 100k, e io adesso, senza perdere tempo, potenzio il settore edile in Calabria e lo porto a 20, senza sapere né leggere né scrivere. Il settore edile calabrese è sempre quello più grande. In Calabria c'è il vetro, c'è l'acciaio, ci sono le risorse del carbone e del ferro, quindi secondo me è una zona abbastanza efficiente, e vediamo se arriviamo a 1000 punti adesso piano piano. Qui dovremmo arrivare a 850, secondo me, più o meno. Il PIL è a 100, quasi 104. Nostra vassalizzazione ci ha fatto veramente un bel favore economicamente. Davvero un bel favore. Ok, cantieri navali, fatti gli scafi in legno, fantastico, adesso inizieranno ad assumere. Vediamo se il 28 giugno arriva gente, perché mi dice che questa roba che manca, più 21% per le manowar, almeno le costruisco in Abruzzo e poi ce le ho. 38,50, torniamo a meno 60k, perfetto. Perfetto, come mi immaginavo. Ah, in Sine stiamo facendo anche le ferrovie adesso, Perché qua gente che lavora... Ah, aspetta che c'è una guerra grossa. Abbiamo
La Prussia che finalmente ha fondato la Federazione Tedesca del Nord. E io con loro miglioro le relazioni immediatamente. Immediatamente, ma subito proprio. Vogliono rendere il Baden un protettorato, così vanno avanti con l'unificazione tedesca anche nel sud della Germania. Il Baden dice no, voglio le riparazioni. E la Francia dice io voglio anche la Vestfalia. La Russia va a supportare la Germania e io vado immediatamente a offrire supporto chiedendo, spero che questa volta me lo lascino, uno stato che è la Corsica. La Germania accetta, l'Italia si impegna, l'Italia si impegna. E tentiamo nuovamente di prendere la Corsica. Io ora però voglio. Ah, sto per dire, voglio le caserme. Le caserme ce le abbiamo già, infatti il nostro esercito sta crescendo. Infatti adesso vedo che il minimo è 40, presto il minimo sarà 50 per ogni esercito. Dai, dai. No, la Baviera è entrata dalla parte. E vabbè, niente. La Baviera è entrata dalla parte francese, però a livello di truppe, Russia, Germania e Germania del Nord e Italia, insomma. E adesso i tedeschi dicono: voglio anche la Franconia e la Baviera. Se certo. Adesso i tedeschi stanno facendo all in. Io vado a garantire l'indipendenza della Federazione del Nord. Io voglio che si crei la Germania perché il potere della Repubblica Francese va contrastato e poi ci dobbiamo alleare. Punto. Abruzzo, Umbria e Savoia hanno bisogno di ferrovie e non poche, o porti. Andiamo a vedere. 5 porti. L'altro cos'era? Umbria e Savoia. 5 porti. E 5 porti anche in Savoia. No, scherzo, facciamo 5 ferrovie in Savoia. 5 mesi ce la facciamo. Chiudiamo tutto. Che bellezza. Potrei chiamare i miei alleati in questa guerra, ma adesso no. Che è sta roba, scusa? La Russia e l'Inghilterra? No, ecco. Raga, non sto capendo più un cazzo. Gioco diplomatico in Arabia. Russia e Inghilterra, mentre la Federazione Tedesca del Nord. Ragazzi, si è sciolto questo gioco diplomatico. Non vedo più. Dov'è? Cioè, si è fuso con. C'è il Bahrain. Ma io non ci entro, cioè. No, lasciamo perdere. Sono deluso. Sono molto deluso. Santa pazienza. Dichiariamo intanto la rivalità nei confronti della Repubblica Francese. Per essere precisi. E a sto punto io, Corsica. La diplomazia. Quando finisce la tregua? Nell'11 sempre, ok. Mi hanno fregato, ragazzi. Per fortuna che il PIL adesso sta crescendo a 108, va bene. Credo che stia facendo bene la campagna ancora di elettrificazione. E poi le fabbriche che ho fatto, il settore di costruzione. Però adesso se vado in Piemonte.
Vedete che comunque produciamo 201 su una richiesta di 270. Sì, costa ancora molto alto, però finalmente andiamo a fare bene. Poi c'è il petrolio in Libia e poi, vabbè, le infrastrutture che mancano. Dopodiché, di nuovo, esercito, esercito. Turbina a vapore. E, a proposito di turbina a vapore, andiamo a ricercarla, ci mettiamo solo 12 mesi. Adesso io vado nelle acciaierie in Piemonte, dove l'elettricità inizia, insomma, a darci soddisfazioni, e chiedo di fare l'arco elettrico. Spendiamo soltanto 10 unità di ferro in più, ma 30 di elettricità e generiamo molto più acciaio. Piccolo problema: con il costo dell'elettricità che abbiamo non è assolutamente efficiente. Vediamo se a Roma, dove c'è molta più elettricità, guadagniamo efficienza. Insomma, mica tanto. Dovremmo davvero aspettare di averne molta di più. Non è il massimo. Però qui adesso, no, scusate, perché non... L'equità scende. I dipendenti al 55%. No, ok, tutto torna a salire. Allora, ragazzi, creiamo uno shock. E chi se ne frega. Mettiamo l'arco elettrico. Adesso guardate quanta ne serve. Consumo 559, produzione 253. Però poi andiamo a vedere l'elettricità. Adesso vediamo che ogni mese si assume una quantità alta di personale e questa centrale sta facendo un sacco di soldi. Perché alla fine produrremo 400 e dovremo avere 550, ben detto, sì. Ergo altre due slot qui in Piemonte. E poi facciamo la medesima cosa qui al 8 in Calabria, perché trasformiamo anche l'acciaieria in Calabria con la nuova tecnologia. Adesso torniamo a vedere l'acciaieria. Ok, l'elettricità costa il 24% in più, però produciamo tanto di quell'acciaio che adesso siamo la 18ª acciaieria al mondo. Prezzo dell'acciaio più 5. Dai. Non male, non male, non male. Qui gli accessi ai mercati, insomma. Voto alle donne! Le donne in Italia hanno iniziato a organizzarsi per fare campagne per il loro diritto di voto alle elezioni politiche. Maria Enrichetta Morelli, membro degli elettorali, è emerso come figura di spicco. Io cerco di spingere questa cosa in avanti. Vediamo se poi riusciamo a farla passare. Intanto guadagniamo 10% di autorità, un agitatore in più e tenore di vita minimo richiesto dall'alfabetizzazione che sale. Aiuto. Abbiamo un minimo qua. Ok. Savoia e Toscana mi dice manca l'elettricità. Vabbè, andiamo a produrla. Ma Savoia tanto non impiegano nessuno. 110 milioncini, dai, bello. Abbiamo 19 anni per far passare il suffragio femminile. Ok, dove lo troviamo? Suffragio femminile, che cosa comporta? Allora, qui abbiamo un 5% di rapporto, qui perdiamo del 5% la natalità, che però è alta, e guadagniamo un alto rapporto di forza lavoro e più emancipazione delle persone a carico. Si parte con un 4%, io ci provo a fare questa cosa molto innovativa, anche perché votano solo i ricchi poi, eh.
Mi voteranno le donne ricche. Non cambierà niente a livello politico, ma... Però intanto, marcio delle suffragette. Ok, suffragiste. Non male. 140 di autorità. Io qua, invece che prendere delle tasse, faccio un nuovo decreto. Sostegno dell'industria in Istria. No, delle risorse in Istria. Perché le miniere fanno più 20%. E se vi ricordate, io in Istria ho le miniere di carbone che stanno a 25. E col 45% di rendimento faccio un gran favore ad abbassare il prezzo del carbone, che poi di conseguenza si riversa su tutto il resto. Siamo a più 12? Ah, perché non stiamo costruendo... Ok, calma. Dov'è l'esercito? E io questi però... Ah no, scusate, questa è la flotta. Perfetto. 50, 50, 50, 50. Prendiamo la flotta, per favore. Perché io ora, moto silurante... Vorrei che il Piemonte mi facesse 20 motossiduranti, la Sardegna 20. E andiamo poi in Venezia a fare 15 navi pesanti, 15 Ironclad. E quindi dovremmo andare ad avere, insomma, a più che raddoppiare la nostra flotta. C'è un gioco in Turchia, movimento aristocratico contro l'impero ottomano. Fermi tutti. Perché gli aristocratici, ovviamente, ovviamente, chiedono supporto. In cambio di obbligazioni, no. Quello che però potrei fare, allora, è una cosa diversa. Io potrei provare a conquistare l'Albania. La Compagnia delle Indie, l'Austria, la Persia starebbero con l'Impero Ottomano. Veramente, wow. No, no bueno. No bueno. Commerciamo un po' con la Germania, così sblocchiamo qualche... Scusate, trattato difensivo. Andiamo sul mercato. Andiamo sulle rotte commerciali che posso importare. So, il vetro. Tedeschi. Perfetto. Poi. Tedeschi. Poi legno. Tedeschi. Acciaio pure, ok. No. Fertilizzante? No, ok. Tre rotte commerciali con i tedeschi adesso le abbiamo fatte. Stiamo a meno uno. Quindi a questo punto ci serve un export, magari, mercato. Andiamo a vedere cosa possiamo esportare. Il vino ai tedeschi. Lo zolfo non gli serve. La frutta. Ai tedeschi. Il pesce no, ce l'hanno già, ok, sempre meno uno. Ah, quando la nostra infamia scenderà accetteranno, perché adesso siamo spregevoli. Quando scendiamo sotto 25 accetteranno. No, meno 10 di autorità, no. No, piuttosto lo faccio fallire, ma non 10 di autorità. Torniamo a noi. Settori edili, anche il Piemonte va a 20, anche la Toscana va a 20, anche Venezia va a 20. Quindi altri 20 settori di edilizia. Voi direte, tu stai cercando il default, giovanotto? Sì, sto cercando il default. No, è che abbiamo da parte qualcosa come 16 milioni in riserve auree e siamo in assoluto surplus. Non c'è nessun motivo per cui non possiamo andare adesso sotto di, non so, 100k. Non c'è nessun motivo. Cioè, addirittura adesso vedete che facciamo degli alti e bassi, però... Mi piacerebbe passare i 1000 punti di produzione e vedere dove si arriva. Ecco, meno 172 è già qualcosa che mi piace.
la cosa che mi piace un po' di più. Siamo sempre a meno 1. Tereskan un PIL di 39 milioni, noi di 112. La superiamo sta Russia per la miseria, dai. 119 stanno. Ok, intanto ci sono le basi navali. E poi, visto che... non posso fare mobilifici. Venezia 25, tessile. Cos'è sta cosa? Ah, produttività dei guadagni dipendenti. Ok. Allora Piemonte, officine, Calabria. Così andiamo 19, voglio 25. Vetrerie. Voglio delle fabbriche che siano... pelle toste. Perfetto, le voglio costruire tante. Meno 205, ok. Forse adesso abbiamo... oddio mio. Suffragio ragazzi, qua rischia di arrestarsi male, però vediamo un po'. Adesso con 1068 punti di produzione. L'elettricità che ora... perlomeno in Piemonte dovremmo aver risolto il problema. E me lo auguro di cuore perché... più 8. Ah! Accordo commerciale, come vi dicevo. Accettiamo l'accordo commerciale con i tedeschi. Fatto difensivo come messo, meno 97 addirittura. Fammi vedere perché. Riduttanza di base. Diverso blocco di potere, ok. Beh, però se è sta roba non ce la facciamo. Almeno per adesso. Visto che ho molti punti di pluma... oh. No, 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 no. Finanziare lobby 53 a settimana è troppo. Troppo, troppo. Ok, andiamo a vedere ora se ho modo di mettere mercati coperti. I lampioni elettrici già ci sono. Turbina a vapore, sbocca centrale a carbone per l'edificio centrale elettrica. Io adesso voglio proprio vedere se vado su tutte le centrali elettriche a cambiarle. Adesso l'energia dovrebbe volare. E il prezzo del carbone pure. Continua. Adesso mercato, beni. Non è vero che vola. Meno 2. Meno 2. Costa molti motori. Costa molti motori che effettivamente sono la roba che devo costruire più di tutte. Quindi in Lombardia facciamo una fabbrica da 27 di motori. Via. E poi andiamo sul telefono. E intanto vi faccio vedere l'alfabetizzazione perché a me sta cosa sta particolarmente a cuore. Siamo partiti che eravamo delle capre, eravamo le capre d'Europa. Adesso l'Italia ha l'alfabetizzazione più alta continentale. Forse la Germania ci batte, se fosse unita ci batterebbe, e la Svezia. Tanto ci stiamo avvicinando molto alla Svezia. Che è sotto la Norvegia, tra l'altro, ok. Non male. Ok, diamo un'occhiata alla flotta, per favore.
56 le nostre navi, ok. Sì, come potete vedere, insomma, mancano ancora un pochino di navi leggere, di navi principali per rifornire la flotta. Meticoloso coordinatore, buono. Meticoloso coordinatore pure lui. Partito agrario fondato. Ok. No, si è ammalata la Morelli. E vabbè, ma allora... Ah, forse c'è stato un tentativo di assassinio. Wow, andiamo a zero. Come contro di noi? La Germania ha iniziato il gioco diplomatico, unifica la Germania contro di noi. Perché vogliono anche il Südtirol? L'Alsazia, Lorena, la Renania, tutto, tutto vogliono. E in supporto per questo motivo abbiamo la Francia, la Baviera, lo Schwarzburg, la Croazia, il Württemberg, la Slovenia, lo Schleswig, la Räterepublik di Bremen, l'Oldenburg e l'Anhalt. Quindi praticamente Francia e Italia. Beh, questo è un peccato, perché ovviamente adesso porto dentro... No, la Russia sta con loro. Io cerco di portare dentro i britannici. Come obiettivo di guerra... Revocare... Ma non ce l'hanno loro. Cioè, non capisco perché mi chiedono il Tirolo. Io manco ci confino con loro. Questo è assurdo. Io chiedo la riparazione di guerra. Guardate che comunque sta manovra ci ha portato al secondo posto per prestigio. Repubblica Britannica al primo posto, Italia al secondo. Perché? Perché abbiamo la flotta e abbiamo l'esercito. Abbiamo migliorato flotta e esercito. Questo è praticamente il motivo. Dal punto di vista economico siamo sempre quinti. Con la Russia però a un milione di distanza. Quindi forse riusciamo a passare quarti ed agganciare la grande Repubblica Britannica. Non sarà facile? No, sarà facile in realtà. Perché se entra la Russia, entrano l'Inghilterra, Inghilterra, Francia, Italia contro una Prussia, che però è piccola, secondo me è fattibile, però lo vediamo nel prossimo episodio. Io vi ringrazio per essere rimasti con me, vi chiedo di lasciare un pollice in su e ci vediamo alla prossima.